Ciao, bentornati in questo nuovo video. Benvenuta se è la tua prima volta da queste parti. Oggi spacchettiamo un pacchetto Shein che mi è appena arrivato. Sarà solo la prima parte perché ahimè Shein ha deciso di dividermi l'ordine in due pacchetti e quindi per forza di cose questa è la prima e poi ci sarà la seconda quando arriverà la seconda tranche. Ma bando alle ciance, io mi sono già armata di forbici. Dietro di me intanto vedi i gatti che fanno un po' come gli pare e non gliene importa un accidente che io stia registrando o meno. Qui c'è l'anarchia totale, ma nel frattempo io apro e andiamo a vedere cosa ho preso e soprattutto che cosa mi è arrivato in questa prima parte. Io ti dirò la verità, ogni volta che effettuo l'ordine da Shein, al momento sono sempre tanto entusiasta, sempre scelgo le cose dopo ore e ore e ore, giorni, giorni, giorni che ce li ho nel carrello e faccio tutto un togli, metti, poi nel momento stesso in cui io piazzo l'ordine, che pago, mi dimentico che cosa ho comprato. Cioè, non lo so perché il mio cervello funziona così, così ogni volta che arriva il pacchetto è come se fosse una sorpresa. Dopo questa mia introduzione infinita, come al solito, le mie chiacchiere non si arrestano mai. Allora, il primo prodotto che prendo sotto mano, come hai potuto vedere, io l'ho spacchettato insieme a te, quindi sarà tutto un divenire, una sorpresa per me. E questo vestito che, allora, ti dico già che da come è messo, conciato, è qualcuno che l'ha reso, perché di solito non arrivano in questa condizione. Comunque, il primo prodotto che mi viene sotto mano è questo bellissimo vestito giallo che ha questa scollatura particolare così, questo si allaccia dietro il collo e è abbastanza longhetto, essendo io piccolina, mi arriverà penso almeno alle caviglie. È di poliestere, se non sbaglio. Mi dispiace perché avrei tanto preferito che fosse in cotone, ma mi piaceva il colore, mi piaceva il modello. E se non sbaglio, però, è tutto in poliestere. No, viscosa ed elastane ed è una XS. Ovviamente, io di Shein sarò ripetitiva, ma prendo sempre la XS e anche quella spesso mi va grande. Quindi, dietro è fatta così, quindi con la schiena completamente scoperta. Pepe, e scusami, c'è Pepe che ha deciso che questa inquadratura non andava bene e quindi doveva spostare la fotocamera. Vabbè, stavo dicendo che dietro è completamente scollato, davanti c'ha questo nodo particolare, devo misurarlo e questo è della linea Shein Mode, se non sbaglio. Ecco qua, questa linea che fa un po' questi modelli retro. Mi era piaciuto tanto, era disponibile anche in altre colorazioni, ma ovviamente devo misurare tutto, anche se questo mi sa che era l'ultimo pezzo, quindi non so neanche se potrò renderlo o meno, perché poi di alcuni articoli io non so bene come funzioni la politica di Shein, ma su alcuni articoli il reso non te lo permette. Ma passiamo oltre, un altro vestito, anche questo mi era piaciuto subitissimo appena l'ho visto, anche se questo, aprendo la busta, io danneggerò l'imballo e sicuramente non sarò in grado di fare il reso. Vabbè, comunque. Questo è della linea Daisy, dovrebbe essere se non sbaglio, non ricordo. È un bellissimo abito a pois, fatto tutto con queste pieghe molto piccole. Ha sempre questo scollo, diciamo all'americana, ma che si stringe con il laccetto dietro al collo e dietro alla schiena tutta scoperta. Il modello e la fantasia mi era piaciuta tantissimo. Io spero di riuscire a fare poi un video dove vi indosso una clip da mettere al lato, magari e farteli vedere indossati. Questo vestito mi era piaciuto tantissimo, nella presentazione, spero che si riveli altrettanto bello. A me questi vestiti un po' così, non dico antichi, ma questi modelli un po' tipo anni 50, 60, mi piacciono da impazzire, quindi anche questo appena l'ho visto è lì che sflash, vabbè, ciao.
l'ho preso. Poi Shane ha questa bellissima tattica di metterti il prodotto che sta finendo, quindi ti mette l'ansia così tu sei invogliato a comprare. Spesso ci riesce, non sempre, ma per alcune cose che mi piacevano tanto, tipo il vestito che ti ho appena mostrato, ci riesce a mettermi l'ansia e a convincermi a fare l'acquisto. Questo qui è un costume che ho preso perché ho appena cestinato un modello sempre di Shein, molto molto simile, anche se era sul più blu, questo è un po' più bianco. Ha questa fantasia che non so se si chiama Puzzle. Non riesco a ricordare mai come si chiama bene questa fantasia. Ha fondo bianco e stampe blu. Ti dirò, dalla foto la stampa sembrava molto più carina perché è un po' sbiaditina. Il dietro è questo, cioè il dietro, il sotto è questo, è abbastanza sgambato e indecente, ma io li metto questi tipi di costume, quindi l'ho preso apposta. L'ho preso in sostituzione di uno blu che aveva la stessa fantasia, ma era con fondo blu e disegni bianchi. Solo che poi l'ho fatto vedere a mio marito e ha detto: no, no, prendi questo che mi piace di più con il fondo bianco. Anche questo lo proverò. Quello l'ho buttato perché a me era un po' di tempo che l'avevo e l'elasticità dei laccetti era andata completamente persa. Infatti, l'ultima volta che l'ho messo si è rovinato proprio in una maniera indecente. Si sono tutti, non so come spiegartelo, cioè ha perso completamente l'elasticità. L'elastan se n'è andato a farsi benedire, quindi è rimasto questo filo tirato bruttissimo. Che poi è anche scomodo perché se lo stringi un po' troppo con una cosa elastica, bene o male. Si accomoda, quando resta rigido ti soffoca, quindi l'ho messo l'ultima volta e poi l'ho buttato. Questo non ho idea di che cosa sia. Dice swim, quindi suppongo un altro costume. No, allora questo qui ha tutta una storia. È un copricostume semplicissimo bianco. Eccolo qua. Con le manichette un po' così. Non so se dire alla greca, un modello un po' alla greca, e qui ha uno spacco profondissimo. Qui, cioè quando cammini praticamente non copre niente perché è abbastanza trasparente e ha uno spacco vertiginoso, cioè non è uno spacco, è come non avere la gonna. E questo è un riacquisto perché l'avevo comprato un paio di anni fa, credo, ma con l'abbronzatura, poi ho fatto un lavaggio sbagliato e è capitato in una lavatrice con dei colori scuri e si è tutto macchiato, cioè di bianco non c'era più niente. Lì ho provato con la candeggina, con lo smacchiante, ho provato con tutto per smacchiarlo, ma non è venuto via. Quindi l'ho trovato in offerta e me lo sono preso. Anche qui mi dava l'ansia, ultimi pezzi, quindi l'ho preso perché mi piaceva come copricostume, è molto bello, quindi è un riacquisto. Poi, credo che sia l'ultimo pezzo. Ah no, ce n'è un altro. Ok, finito tutto. Gli ultimi due pezzi. Allora, questo credo sia sempre un costume. Ho fatto un'incetta di costumi, anche se in me l'estate è finita e al mare. Penso non ci andremo più anche perché stanno abbassando le temperature. Il meteo dice che nel fine settimana noi di solito approfittiamo il sabato per andare al mare. Dice che in questi fine settimana le temperature saranno praticamente bassissime, si arriverà tipo a 17 gradi, quindi ha iniziato a fare anche già gli acquazzoni e quindi penso che a me l'estate sia finita, ma siccome ho cestinato un bel po' di costumi quest'anno, come mai ho fatto prima, ho rimpolpato, praticamente rimpiazzato quelli che ho buttato. E questo è un altro costume rosso. Perché sì, ormai sono scimunita da quando non mi piaceva il rosso, ormai mi pare di non comprare altro. E sempre con i laccetti così, perché io essendo piccolina, comunque con i laccetti mi trovo bene perché è abbastanza regolabile. Semplicissimo triangolo, perché comunque purtroppo la natura non mi ha fornito di tette, quindi i triangoli sono gli unici modelli che mi vanno bene. E in più, questo qui ha il pareo coordinato. Che è questo semplicissimo triangolino cucito anche malissimo perché non so se puoi vedere qui, cioè la cucitura è tonda che va all'interno, è proprio una cosa cucita malissimo. Io adesso la lascio,
Guarda come si piega all'interno, non so se si riesce a vedere dalla camera, ma fa tutta la piega all'interno, quindi cucito veramente malissimo, però voglio dire anche da mettere in spiaggia, se magari sali al Lido, sali al bar, ti vuoi mettere una cosa per non stare proprio con le chiappe al vento, perché anche questo è abbastanza sgambato sia avanti che dietro. E niente, c'era la mia taglia anche perché è difficile trovare bei costumi che hanno la mia taglia e che non risultino grandi, quindi dovrò in ogni caso provarli, però diciamo dalle dimensioni che ho letto dovrebbe andarmi bene, dovrebbe essere giusto. Ultimissimo prodotto è questo qui che sinceramente non so che cosa sia, quindi vado a scoprirlo insieme a te. Sicuramente sarà un pennello perché ho preso dei pennelli, ma non so quale tipo di pennello sia. Sì, ok, è il doppio pennello labbra, è di questo bellissimo colore lila metallizzato e dovrebbe essere tipo, ok, è retrattile, quindi butti giù e non c'è più niente, tiri su e c'è il pennellino da precisione per le labbra e di qui c'è sempre il pennellino per le labbra, però diciamo un po' più cicciottello. Ok, questa era la prima parte del mio ultimo acquisto su Shein. Spero che le mie chiacchiere, come al solito, ti abbiano fatto un po' di compagnia. Fammi sapere se c'è qualcosa in particolare che ti è piaciuto, magari qui sotto con un commento. Anche solo puoi lasciarmi un saluto, a me fa piacere. E niente, spero di ritrovarti nel prossimo video. Ci tengo, eh? Ciao!